Verrà interrogato lunedì 15 agosto alle 10 nel carcere del Bassone di Como. Il 33enne, arrestato giovedì per le aggressioni a Como, è indagato per l'omicidio di Giuseppe Mazza. Il 76enne è trovato morto giovedì pomeriggio nella sua automobile in via Giussani. L'uomo in carcere, Omar Querenzi, 33enne di Albiolo, in provincia di Como, è assistito dall'avvocato Denis Canu, che ha incontrato sia nelle ore successive all'arresto, sia ieri al Bassone. Posso solamente dire che ho trovato una persona in stato confusionale, è il commento del legale. Il 33enne avrebbe ripercorso o ricordato solamente una porzione della giornata di giovedì, la cui ricostruzione ora è al vaglio degli inquirenti. La prima segnalazione di violenza risale al mattino. Prima un bambino minacciato, poi, fuori dall'ospedale Sant'Anna di Como, un altro bambino di 8 anni, ferito, per fortuna in modo superficiale, con una bottiglia rotta. Stessa tipologia di arma utilizzata per sferrare infine un fendente alla gola di un 23enne in via Giussani. Tre aggressioni per le quali è stato appunto arrestato il 33enne. Poi, sempre giovedì in via Giussani a Como, a poca distanza dal luogo del ferimento del 23enne, è stata trovata l'auto con all'interno il cadavere di Giuseppe Mazza, ucciso con un fendente alla gola. Per orario e vicinanza non si esclude che la mano possa essere la stessa, anche se al momento le due indagini sono separate. Il 33enne di Albiolo è stato arrestato per le aggressioni, con l'accusa di tentato omicidio, lesioni e minacce, e lunedì verrà sottoposto all'interrogatorio di convalida. Risulta, come detto, poi indagato per l'omicidio di Mazza. Non sembrano esserci elementi che colleghino le persone coinvolte. Piuttosto sembra quasi, ma saranno le indagini a chiarirlo, un'escalation di violenza senza un apparente filo logico. Qualche prima risposta potrebbe arrivare lunedì dall'interrogatorio.